La Crisomela populi è un coleottero della famiglia Crisomelidae, conosciuto anche come Crisomela del pioppo. Gli adulti sono per forma simili ad una coccinella, cioè ovoidali, lunghi circa 10-12 mm. Il pronoto e la testa schiacciata contro di esso sono di color nero con riflessi verdastri se esposti alla luce, mentre le elitre sono generalmente di colore rosso, anche se non è poi difficile trovare esemplari color arancione. Gli adulti si accoppiano e riproducono in primavera. Le uova vengono depositate preferibilmente nella pagina inferiore delle foglie, formando veri e propri ammassi che vanno dalle 20 alle 65 uova, strettamente ravvicinate tra loro. Le uova sono di color rosso-arancio, con forma ovoidale, allungata e fusiforme. Esse sono lunghe in media 1,8 mm e larghe 0,75 mm. Il colore delle uova tende a diventare più scuro man mano che le larve si sviluppano all'interno. La larva è oligopode, ossia munita di zampe toraciche. Essa è di color biancastro, con riflessi giallognoli a maturità. Lungo il corpo presenta file longitudinali e regolari di tubercoli neri. Le giovani larve sono di color nero, o in ogni caso più scure di quelle adulte. Il danno è provocato sia dalle larve, sia dagli stadi adulti. Entrambi sono defogliatori. Le piante di cui si nutrono sono ovviamente i pioppi. Le specie più colpite sono il Populus tremula, il Populus canescensis e Populus nigra. Le larve dapprima scheletrizzano le foglie, quindi negli stadi successivi divorano tutto il lembo. Gli adulti invece mangiano il lembo in modo irregolare, smarginandolo e bucherellandolo. L'esito dell'attacco è una defogliazione più o meno grave, a seconda del numero degli insetti presenti. La crisomela del pioppo sverna come adulto, riparato al suolo, tra i residui vegetali secchi o in vari altri anfratti. In certi casi si può anche interrare. In primavera gli adulti svernanti si riportano sulle piante ed iniziano l'attività trofica, ricominciando il proprio ciclo biologico.